Ciao a tutti, oggi sono qua in compagnia della Cibi, non è molto di buon umore. Comunque siamo qua per fare un video speciale insieme, ovvero la smisteremo in una casata, in una delle case di Hogwarts. Cibi, tu sei sicuramente serpeverde, però vogliamo fare questo tentativo. Adesso fa la preziosa, ma a breve tornerà da me perché ho intenzione di fare scegliere alla Cibi. Avevo pensato di scegliere io le risposte per lei perché la conosco meglio e so che facendola scegliere sarà totalmente casuale il risultato, però ho intenzione di mettere un bocconcino sopra dei fogliettini con scritto i numeri che equivalgono alle possibili risposte del quiz. Quindi adesso io sono su Pottermore, cerchiamo il test per vedere la casa. La prima domanda è luna o stelle, quindi abbiamo soltanto due possibilità. Cibi, fatti avanti. Adesso arriva. È furba, ma io sono più furba di lei. Vieni, Cibi. Vieni, vieni. Sono tutti e due lì. È veramente... Ok. Ha scelto il numero 2. Facciamo vedere. Questa cosa non verrà mai bene quanto vorrei, ma... Quindi stelle. Ah, adesso la tua attenzione, Cibi. Stai buona. Oh, mamma mia, ha scoperto la scatola del cibo. Dopo la tua morte, sempre cose solo molto carine, insomma. Che cosa vorresti che... Cioè, come vorresti che la gente reagisse sentendo il tuo nome? Sentire la tua mancanza ma sorridere? Vorrebbe sentirsi raccontare più storie sulle tue avventure? Ripensare con ammirazione? Oppure non mi importa quello che potrebbe pensare la gente dopo la mia morte? Bene. In questo caso ci sono quattro possibilità che io ho messo un po' in maniera casuale per evitare che la Cibi prenda subito la più ovvia. Ok, ha preso il numero 4. Quindi non mi importa che cosa penserà la gente alla mia morte. Perfetto. Gne 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 gne. Speravo fosse un po' più facile da girare questo video. Scusa, Cibi. In realtà si sta rivelando una vera e propria sfida. Soprattutto perché stanno arrivando anche gli altri gatti, perché sentono ovviamente il cibo. Cibi, non aprire la scatoletta. Qui bisogna scegliere l'animale da portare con sé. Ci sono veramente troppe scelte. Quindi, Cibi, per questa ti dovrai affidare a me. Stai buona. Scegliamo un gatto che... Oh, Ginger, sì. Scegliamo il Ginger Cat. Ovvero il gatto rosso. Che cosa preferiresti essere? Invidiato, imitato, fidato, amato o temuto? Penso di aver saltato forse praised, ovvero elogiato. Così sono 6 opzioni, quindi devo fare altri fogli. La Cibi non mi darà mai il tempo di mettere e posizionare per bene tutti i bocconcini. No, lo sapevo. Stai buona. Se ce la facciamo, forse ce la facciamo. Ok. Bene. Ha scelto il 6. No. Che furba che era Cibi, veramente. Inizio a puzzare di croccantini di gatto. Per fortuna Mr. Cibi mi ama, anche se so di gattara pazza. Quindi, temuta. Cibi, ma stai rispondendo proprio come avrei risposto io al posto tuo per te, insomma. Quale incubo ti spaventa di più? In questo caso abbiamo 4 opzioni abbastanza lunghe, quindi faccio prima scegliere la Cibi e poi vi leggo l'opzione che ha scelto. Ha scelto il 4. Io mi lamento pure che la Cibi è grassa e poi le do tutti sti croccantini. Comunque, l'opzione numero 4: essere obbligato a parlare con una voce talmente stupida che difficilmente le persone possono capirti e tutti ridono di te. Povera Cibi. Entri in un giardino incantato. Che cosa saresti curioso di esaminare per primo? Anche in questo caso abbiamo 4 opzioni. Ce la posso fare. Fortuna la Cibi sembra abbastanza attenta. Ti tolgo tutto prima che... No. Abbiamo detto che ha scelto l'opzione numero 4, ovvero la statua di un vecchio mago con un occhio sbirluccicante che scintilla. Però
però cibi, non ti facevo così curiosa. Se potessi avere qualsiasi potere, quale sceglieresti? Il potere di leggere la mente? Sicuramente farebbe comodo la cibi. L'invisibilità, una forza sovrumana, il potere di parlare con gli animali, penso che alla cibi non serva, il potere di cambiare il passato, molto bello, il potere di cambiare il tuo aspetto. In questo caso abbiamo 6 possibilità, quindi vediamo cosa sceglierà la cibi. La cibi ormai ci ha preso gusto, cioè le piace proprio tanto sto gioco, solo che tocca che ti sposti, sennò è troppo facile così. Vabbè, ti sei presa il numero 4? Sei presa, oh mamma, no! Sei veramente tremenda, cibi! Queste cose riescono senz'altro meglio con i cani, perché scommetto che sono più disciplinati della cibi, soprattutto meno affamati. Comunque hai scelto l'opzione 4. Quindi il potere di parlare con gli animali, non sono molto convinta. Andiamo avanti. Destra o sinistra? Questa cibi sarà la scelta più importante della tua vita. Spostati un attimo. Oddio, ha scelto il numero... Sì, ha scelto il numero 2. Mi stavo dimenticando, quindi siccome la domanda era left or right, quindi sinistra o destra, la scelta della cibi è destra. Lo sapevo! Siamo ai risultati finali, cibi. Il test non mente. 6 serpeverde. Io nel mio piccolo l'ho sempre saputo che la cibi è una piccola cattivella, però allo stesso tempo molto intelligente e scaltra. In questo momento se potessi uccidermi con lo sguardo sarei già morta. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma più che altro che vi abbia fatto ridere un po', perché mi sono divertita un sacco a tormentare la cibi. In realtà non l'ho tormentata perché le ho dato anche un sacco da mangiare. Ingrata di una gatta. Fatemi sapere che altri video vorreste vedere in compagnia della cibi. Giuro che non è sempre così aggressiva e ingrata. Spesso è anche molto tenera e dolce. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao cibi! Sei una furbetta, piccola serpeverde.